Salve a tutti ragazzi, oggi partirò per il mare, sono le 5 di mattina e verrete con me. E niente ragazzi, sto per partire e alcune cose che farò particolari le farò facendo il video, veramente, che pubblicherò credo quando torno, quindi ad agosto, perché oggi è 25 luglio, poi torno tra una settimana. Bene, io parto, bacione. Nella macchina farò vedere giusto qualche tratto. Partirò insieme agli amici, però poi del resto, sta pure la mia amica, mio zio e zia con i miei cugini, quindi sarò giusta già lì, la mia amica non ancora. E verso le 3. Noi arriviamo verso le 10:30, se tutto va bene, ci facciamo anche un giretto per la Calabria. Andiamo al Club Madama e vabbè, poi lo vedremo perché non ci sono mai andato io. È il primo anno. E niente, ragazzi, un bacione. E ci vediamo durante il resto della mia vacanza. It's going down. I'm yelling timber. Siamo nel villaggio e niente, stiamo cercando di capirci qualcosa. Ci sta la mia amica Nella saluta. E stiamo andando a vedere un pochino il villaggio, anche se ci stiamo perdendo. Abbiamo visto la piscina, oh mio Dio! E mio fratello, il fratello di Nella e mia cugina corrono come pazzi. Ci stanno le camere, poi vabbè. Cioè, è riuscita a vedere le nostre due ombre, la mia e quella di Nella. Sembriamo altri uguali, ma non lo so. E sono un pochino più alto. Lei ha 8 anni, io ne ho 13. Infatti prendono per un bambino di 8 anni. Sempre. Guardate, sono i fiorellini. Fiorellini. Io non ho messo un bracciale giallo che non mi dona per niente. Oh. Aiutami. Wow, è beautiful della piscina, anche se è un pochino bassa. Cioè io ci tocco, non è giusto. Ecco la piscina, molto bella. Cioè è un po' piccolina credo però. Ragazzi, non ci vuole la cuffia, sono felicissima anche la mia amica Nella. Perché io amo stare senza cuffia. Ragazzi, questa è Apple che è tutta bagnata perché si è fatta il bagno. Poi vabbè, tengo la Coca-Cola. E la mia amica Nella ha comprato una pallina. Veramente la del fratello, ma è uscita una cosa da femminapila. Ecco, c'è uscita una bambola. Una bambola un poco capelluta, aprila. Vediamo che esce. Caduta una cosa. È andata qua. Questa è la bambolina. È carina però, anche se sembra che hai i baffi. Cosa? Hai i capelloni, ha un cerchietto. E poi come sotto. Comunque tiene questi capelli stizzati, poi è uscito questo. Ah, si mette vicino al cellulare. Questa è la tua. No,
E poi c'è di un altro booklet. Boh. Comunque l'abbiamo pagato un euro. E cioè, molto carina, diciamo. Ci siamo. È la nuova amica di Applejack, sembra una bella bambola assassina. Niente, noi adesso abbiamo mangiato, giusto? Sì. Nella stanza. Che non ci hanno ancora dato. Però la, il bello della stanza è che... Allora, lì, guardate, sono nell'anfiteatro. Qui è il ristorante, poi lì giù c'è la piscina e questo è il bar. E, che barra discoteca. Io ho i capelli bagnati, si devono ancora asciugare. Guardate, io vi faccio vedere i capelli. Vabbè, sono bagnati, io li tengo ricci come a lei. Ricci come a lei. E quindi siamo in mezzo, la casetta sta dietro a questa cosa. E c'è mio zio, già l'ha presa. Poi vabbè, vi farò il tour della casetta. E niente, deve arrivare ancora la mia amica. La mia amica Giulia. Sì, la mia amica Giulia. E, però qui sto con la mia amica Nella. Poi c'è mia cugina. Eccola qua, la tua amica. E poi ci stanno varie persone. Questa è Giulia. Questo è un pony così. Però cioè, non li ho presi ancora i pony, stanno ancora nella valigia. Ho preso questo perché ce l'avevo. Ma secondo me questa qua se la metto in acqua. Tolgono i ricci. Boh, tipo no, gli puoi giocare, scegliere tipo che tu porti i pony, tu gli togli la cosina e la molla e può darsi che sciolti sembra un lionese. Vabbè ragazzi, ci vediamo dopo. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the... Ragazzi, sono al mare, come potete vedere i miei piedi già sono tutti bianchi. Io sono ancora vestito, ma è pomeriggio, però c'è, vabbè, sera. Il mare è quello lì, anche se è abbastanza sporco. A me mi fa schifo, non faccio il bagno a mare da 5 anni. Quindi non credo di farlo adesso, perché purtroppo c'è un bambino. Ragazzi, allora non so a che punto eravamo. Vabbè, allora, il mare non mi piace per alcuni punti. Primo per il sale, secondo perché quando esci dall'acqua tutto bagnato si azzecca la sabbia addosso. Terzo perché odio l'acqua salata. Quarto perché il mare si muove continuamente, poi ci stanno i pesci, poi l'acqua è salata e quindi quando si immergi, quando esci gli occhi ti bruciano e mi succede sempre. E adesso faremo un bel castello di sabbia, che a me piace fare i castelli di sabbia, non me la buttare addosso. Stiamo facendo il castello di sabbia, hanno buttato l'acqua addosso alle mie ciabatte, quindi adesso le ha seccata tutta. Che schifezza. Sto facendo quella mano sinistra. Ragazzi, cioè, ma guardate, sono il maestro di castelli di sabbia, è vero? Marò, mi è venuto benissimo. Altri, facciamone altri. Ragazzi, c'è la canzone, hanno dato un aperitivo, è sera, ci siamo lavati, preparati bellissimi e io ho preso delle pizzette. Già hai finito le pizzette? Ah! No, no, non venite, non andate da me. Sono buone. Chica, tu ne vuoi una? E niente, c'è anche la musica, dopo andiamo al ristorante. Abbiamo appena finito di mangiare il rinfresco, ho mangiato due pizzette, veramente tutti. Oh. E niente, i nostri piedi. Vabbè, niente. E adesso spero di entrare nel ristorante perché voglio sedere su una sedia. E se mi chiedete cosa c'è nella borsa, i pony. Per, cioè, che ne so, fare un video con i pony. Noi siamo 1, 2, 3, 4.
Vabbè, mio fratello e Giovanni non giocano mai con noi. Vabbè, addio. Babam babam babam. Salve a tutti ragazzi, sono all'anfiteatro. Siamo solo noi, cioè vi immaginate, non si vede un bel niente. C'è il palco che mi aspetta, che sono una pop star, sapete tutti. C'è questo coso. Poi vabbè. Stanno certi che si ascoltano la musica. Non mi devo sedere. Ah, grazie. Non mi sono fatto male. Come ti sono fatto male? Io sono la scema del paese. Sì! Corriamo. E niente ragazzi, sto super emozionato, non so perché, c'è lo spettacolo e mi schiatto dalle risate, ma non per vantarmi, è che io rido anche se dicono ciao, molta cioè se dicono ciao come ti chiami? Io, cioè col flash, ci stanno delle persone che non mi conoscono e mi guardano e mi stanno pensando che sta facendo, sì, ho un canale YouTube e vabbè, è meglio che spingo, ci vediamo dopo. Ti piace? Beh, ragazzi, siamo al bar del villaggio con la mia amica Nella, saluta. Ciao. E la mia amica Giulia. Ciao. E che vogliamo fare? Niente. I capelli in bocca? Aspetta. Niente, allora pure io ballo. Swoosh! È morta. Banana Moss. E niente, stiamo aspettando che fanno gioco caffè. Perché abbiamo finito di mangiare. Aiuto, voglio metterlo un po' perché si vede la tua faccia. Si vede? No, ne sta là. Mi sei vista? No. Vabbè, non fa niente. La taglio quella parte. Che vogliamo fare? E niente. E niente, stiamo aspettando che lo fanno il gioco caffè. Siamo al bar. Ma la devi mantenere. Ma lei non può stare sotto a coso. Dalla faccia del signore. Nella, che scema. Aiuto, arrivano molte persone. La buona sera. Va bene, ciao. Ciao a tutti. Siamo di nuovo al bar, solo che c'è la musica, quindi devo gridare. E rieccomi. No, l'armadio no. Fare la cazzo, ormai.
Oggi facciamo... la mia amica ha comprato questa cover perché ha l'iPhone 5S di uno specchiotto tanto carino e tu morirai un giorno! E niente, è bellissimissima. Guardatela, Giulia, puoi parlare? È tenerissima. Allora, è tutta rosa chiaro, rosa porcellino, e ha i due occhiettini, cioè un peluche, infatti qua potete vedere le cuciture. Poi beh, qui c'è il buco per la macchina per fare le foto, poi ci stanno i due occhietti dolci, poi il nasino rosa carne e il musetto bianco un poco kawaii. Poi c'è il fiocchetto, poi c'è la cucitura qui del pancino bianco, poi ha le zampette del colore del naso come anche il colore delle orecchie. E poi vabbè, è come uno specchiotto e ci stanno i tasti qui ai lati. Qua non ci stanno. Qua è sì. E poi questo che cos'è? Che cos'è questo buco? Dentro c'è l'audio. Ah, per mettere muto. Io non ho la... cioè mia mamma ce l'ha, quindi lo dovrei sapere. Allora, vabbè, dietro è semplice, sempre rosa. È tutto a impronte di orsetto diverse, tutto carine, non so se si vede. Ecco, le vedete anche voi. E niente, quindi questo è. E poi vabbè, se sono dentro. Ecco, ad esempio, guardate com'è acceso, cioè è carino. È abbastanza grande, faglielo vedere con la mano. Cioè, guardate, è grandissimo, quasi quanto la mano. È carinissimo perché poi sembra un peluche veramente. E si mantiene in piedi. Crediamo che si mantiene in piedi. Vabbè, questo era. Ciao! Ciao a tutti! Oggi siamo di nuovo al bar prima che incomincia il gioco caffè. Stiamo aspettando e vi volevamo parlare di quello che avevamo fatto oggi. Allora, che abbiamo fatto? Ah sì, siamo andati al ristorante, al ristorante a fare colazione. Poi dopo siamo andati al mare, naturalmente, che però era sporco come tutti i giorni. Sì, è sporco. Sempre. Poi perché siamo saliti in piscina e abbiamo giocato un pochino in piscina. E poi siamo andati ad asciugarci, a cambiarci. E mettiamo sticcarci un po' con Giulia, che stai facendo? Bella! E non abbiamo fatto. Non abbiamo fatto cioè abbiamo aspettato mia cugina, poi siamo venuti al bar. Animatrice e poi dove siamo andati? Ah sì, al ristorante che hanno fatto le cose più brutte. Vi lascio la foto dopo. Ciao! Bene ragazzi, la vacanza mia è quasi finita, oggi è l'ultimo giorno e devo andare sullo scivolo.